Shadow di Gooch, ben ritrovati al vostro Andrea Nicolantona su Pokémon Xenoverse. Ok. Dunque, con calma, procediamo con calma. Cosa bisogna fare in questa parte? Innanzitutto abbassare l'audio, che ogni volta mi dimentico. Ma soprattutto, siamo in una città dove prevalentemente è nevoso. Quindi, insomma, ci saranno un po' di Pokémon ghiaccio sicuramente. E sinceramente non so di preciso dove cosa fare, a dire il vero. Mi ricordo che mi avevano chiesto qualcosa nello scorso episodio, però vabbè, non mi ricordo di preciso. Grotta Ghiacciolo, ci andrò in un attimo in quella grotta, prima voglio andare qua su. A proposito, un attimo solo, vediamo un po'. Nella Grotta Ghiacciolo, andiamo giù, percorso 3-4, Campus Acero. Sì, Borgomela, Regno Caramello, ok. Ci sono. Allora, facciamo una cosa. Vado intanto qua su. Che... Ah, c'è solo questo qui. E vabbè, un pochino più complicato. Dai, ragazzi, su. Mo' io riesco a uscire, immagini proprio... Sarebbe da paura. Invece no. Ok. Mi piacerebbe però che si potesse impostare il tasto per correre fisso. Almeno... Vai tranquillo. Oh, già oggetti abbiamo qui. Antigelo, bella baby. E scendiamo. Scendiamo ancora. Potrebbero esserci diversi oggetti nascosti dentro ai pezzi di ghiaccio. Non lo so. Non so se hanno messo gli oggetti nascosti, oltre a quelli che trovi per terra, anche dentro le rocce. Quando clicchi su una roccia in certi giochi, in tutti i giochi Pokémon, in qualche roccia particolare c'è un oggetto. Però quello Sneasel l'abbiamo fatto secco. Se ho repellente lo attivo, perché non mi fido di questa grotta sinceramente. Potrebbe essere un pochino tediosa. Sì, ce n'ho uno solo. Con un solo repellente, dai. Intanto prendo questo strumento che è la pietra idrica. Poi tranquillamente me ne vado qui. Ah, ma sopra c'era un allenatore che poi non ci ho parlato. Lo torno sopra, va. Perché non ci ho parlato? Scusi lei. Ciao Andrea, come stai? Ma Esteban, sto facendo delle ricerche su alcune specie di Pokémon di tipo ghiaccio che vanno nella grotta. Cosa? Hai aiutato quel bambino. Ah, sì, è vero, devo trovare il Pokémon di un bambino. E vabbè ragazzi, non mi ricordavo. Ah, però sta qua. Eccolo, così. E via qui. Adesso che abbiamo catturato questo Mayan Junior potremmo chiedere un riscatto. Cos'è? Sì, ottima idea, Min. Chiederemo così tanti soldi da poterci comprare un intero negozio di caramelle. Min e Moon. E lui piange, Mayan Junior, ovviamente. E tu chi saresti? Vuoi mischiarti nei nostri affari? Non divideremo mai soldi con te. Ma voi ragazzi... Non avete capito che non farete nessun tipo di affare? Voi dovete andare a morire male, prima cosa. Che ridere, due Pokémon. Puh, per voi. Ve li faccio fuori in un secondo solo. Vocalizzo, tipo buio fuoco, ok? E Todoroki, comete. Su entrambi, perché comete attacca entrambi. Faccio allenare un pochino anche Utut. Almeno prendo un po' di punti esperienza. Che attacco rapido più abbiamo fatto, meno male. Meglio così, evitiamo di prendere danni inutili. Ma penso che l'avrebbe preso Todoroki i danni e non tutto. Oh no, abbiamo perso. Ve l'ho detto che avreste perso. Cavolo, ma questo allenatore è fortissimo. Scappiamo subito, Min. Le minne. Mime. Altrimenti Mr. Mime riporta la Mimmo. C'era quello strumento. Mannazione. Perseumenne. Cioè, cosa farebbe questo Perseumenne? Grazie a questa gemma e poche West acquisirei il potere di distruggere le rocce che ti bloccano il passaggio. Se non sbaglio ce n'è uno dentro la grotta di ghiacciolo, o almeno così ha detto Esteban. E adesso vado a giocare con Mayan Junior. Ciao! Ciao caro! Ok, adesso vediamo un po' qui. Cosa c'è da fare? Ah, c'è questo masso. Ok, spacchiamola. Wow!
Che manca? Cos'era? Pokédex, no. Cosa? MN. Ah, perso MN. Ok, fantissimo. Holo Trampic. Ah, è Holo, olografico. Ah, non avevo letto prima Holo. Dico, me. Solo Trampic ho letto. Che poi chiamavo Trampic io. Proprio. Non so perché mi viene a chiamarlo Trampic. Boh. Invece è Trapinc. Ok, saliamo. Sì. Percorso 3. Ah, ok. Siamo arrivati dall'altra parte. Ok, salve, lei. Non mi interessa quello che ha da dirmi. Se vuole lo stesso allenatore, allora deve solo combattere. Non deve dirmi. Andrea, Shadow Andrea. Già il secondo Andrea che incontriamo. Mi va benissimo. Non c'è alcun problema, anzi, mi fa piacere. Ho messo lui davanti perché una Jinx dentro la grotta con leccata mi ha paralizzato. Il mio amatissimo Endeavor. Grazie a corpo gelo. Esci, però li perde con la scottatura. Da una parte li prende, da una parte li perde e dalla parte li perde tutti quanti. Bitch. Yeah. Alla grande. Ma chi hai? Vabbè, sì. In campo Snorant. No, ok, rimango con lui. Avrei antiparalisi, ma. Non so quando arriverà la prossima città. Sa che c'è percorso 3 e percorso 4 da fare tutto quanto con una volta sola. Quindi vorrei evitare di sprecare gli strumenti. Ti sei divertito? Io un po' di meno, sinceramente. Allora, per favore, nessun incontro selvatico. Oh, ce l'abbiamo fatta. Aspetta, andiamo un attimo a controllare la città. Mappa, vieni qui in soccorso mio. Stiamo andando. Sì, percorso 4, Campus Acero. E sono contento di dirvi che la prossima città farà la palestra competizione. Perfetto. Quindi curiamo un attimino i miei Pokémon, se no ragazzi, mamma mia. Sto ancora seriamente pensando se fare gli episodi lunghi o corti. Non vedo l'utilità di fare episodi lunghi, sinceramente. Potrei anche magari registrarmeli 5 ore di fila per dire e poi ritaglio. Però mi viene da farli da 40 minuti almeno gli episodi, perché se no non si va avanti. Il gioco, da quello che ho visto, non è proprio lungo, anzi, diciamo che è una via di mezzo tra il corto e il lungo. Dovrebbero essere almeno 4 le palestre, da quello che ho sentito. Però, boh, non lo so, quando ci arrivo lo vedo. Comunque sia, una medaglia ce l'abbiamo, ne mancano altre 2, altre 3 veramente, se sono 4 come dicono, però evitiamo di farci troppe seghe mentali e andiamo avanti tranquillamente. La Grandi ne sta facendo il suo porco lavoro, ma lo sta facendo anche contro Psyduck, non solo contro di me. Essendo più veloce ho la meglio su questo Psyduck e alleno anche un pochino tutti in questo modo. Vabbè, 3 Pokémon, guardali qua, 3 Pokémon per uno Psyduck, mamma mia. Ah, questa è un'allenatrice pure, può essere. Todoroki, insomma, si sta comportando bene, devo ammettere. Vedi questo lago? Quando ero piccolo non era ghiacciato come ora. Perché forse non era inverno quando eri piccola? Come funziona? Sei cresciuta in un inverno? Ikilu. Ikilu. Sembra più uno Shiba. Cioè, poi campeggiatore, ma sì. Va a campeggiare in mezzo alla neve a maniche corte. Però vabbè, è un gioco, non ci facciamo troppe domande. Todoroki 17, lo rimetto un attimino da parte. Mettiamo Endeavor davanti. Endeavor! L'eroe numero 2. Timber, come la canzone di Kesha. Stavo pensando da tempo di portare una no Pokémon Center Challenge. Ovvero una challenge dove non si possono curare i Pokémon al centro Pokémon se non tramite i vari punti di recupero nel gioco. Però, insomma, devo studiarmela bene la cosa. Devo fare dei test. E non è semplice, ci vuole molta preparazione e molto tempo. Saprei anche come fare, ma dopo copierei. Quindi non è il caso. Salve forestiero, metti pure accanto al camino. Mettiti pure accanto al camino. Vedi che c'è le penzolare dal tuo naso. Probabilmente la bufera deve aver congiato pure i tuoi Pokémon. Fa come se fossi a casa tua e riposati quante vuoi. A me riposo stando vicino a fuoco? Ah. No, perché ho visto un letto, dici, sai.
Beh, è due piazze, insomma. No, 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 non intendevo che quell'uomo grasso deve dormire con me, anzi, farebbe un po' paura, sinceramente. Cioè, guarda dove hanno messo la Pokéball. Proprio vogliono farti incontrare i selvatici a tutti i costi, eh. Ok, vediamo un po' che Pokémon ha. Antonio! Andiamo a passeggiare per queste montagne e ho visto una cosa un po' strana. C'era una roccia un po' particolare. Spero non sia un allenatore. Però sei un allenatore fantastico, dai. Per capirci, non che la roccia fosse l'allenatore. Ma... beh, c'ero andato vicino, Come hai fatto a scoprirmi? Amico. Ecco, era sotto un coso di neve. Curiosone? No, questo è un guardone. Si è messo apposta lì per vedere le allenatrici che passano. Questo che vuoi? Vabbè, ma ti stavo per chiamare io. Vuoi vedere il mio bellissimo serpentone? Sì. Cosa è successo? Cosa è diventato? Ma non poteva essere un altro Pokémon, proprio Onix? Rocciotomba, pure più veloce, mo, dove vai? Ta, fatto fuori, baby. Poi, dire di vampa a Rocciotomba. Ma scusa, farlo prima a Rocciotomba, no? Che se mi prendeva la faceva fuori. Non spaventarlo così, però, ma era bello, vero? Non proprio. Cioè, se intendevi quell'altra cosa... no, però... dato che era un Onix, era quasi ok. Oh, Ikilu. Allora, Alex, ehi tu, più avanti c'è una scorciatoia. Per cosa? Io non mi fido, sai. Poi magari non la prendo e me ne pento. Ah ah! Mi volevi ingannare con la tua Jinx, la prostituta del mondo Pokémon, vero? In realtà è Ditto, però Ditto non ha sesso, quindi... di conseguenza Jinx. Sapete, no? Perché Jinx una volta era nero e biondo. Quindi... avete capito, no? Andiamo un po' se riesco a prendere lo strumento. Sì. Ah, molto semplice. Pensavo fosse più complicato, sai. Ma questo non è un allenatore? Scusi, lei? Ah, sì. Ok. Così a caso. E... ah, Pokémon d'acqua c'ha questo. Ai ai ai. Ah, però 5. Magikarp, mo ti mangio con un bel morso. Quanto sono buoni Magikarp. Sicuramente il prossimo è più forte, quindi... cambio Pokémans. Mando Utut. Utut potrebbe prendersela comoda contro questo Magikarp che manderei al prossimo. Dovrebbe essere o un livello uguale o più alto, perché ce n'ha... ecco, già il livello 10. Già inizia a essere un pochino più seria la cosa. Ah, che c'è solo Splash al 10. Al 10 c'è solo Splash al 10? Non dovrebbe già aver imparato azioni? O azioni lo impara al 12? No, non so perché 12. Forse perché tutto era al 12. Allora ho pensato 12. Non lo so. Oh, questo qui a livello 15 vale un bel po' di punti esperienza, amico, eh. Grande. L'ultimo Magikarp. Che livello sarà? 20? No, 20 non può essere. Mando una raga giusto per vedere com'è. Sondiamo il terreno perché non credo sia un livello molto alto alla fine, 19, vabbè. Tra 20 e 19. E lei? Ma cosa ci faccio ancora qui? Questo lago è ghiacciato da anni ormai. Ah, quindi vuol dire che cambiamento climatico c'è stato in effetti. Perché quella ragazzina ha detto che quando ero piccola non era ghiacciato il lago. Kidun! Mio Dio! Oh, finalmente l'hanno fatto! Grandi ragazzi del Team Weedle o Team Xenoverse, non so sinceramente come chiamarli, perché in teoria è Team Xenoverse che ha fatto il gioco insieme a Weedle. Però ragazzi, il Pokémon Carpa, il vero Pokémon Carpa, ovvero quello lì che praticamente i giapponesi mettono sulle bandiere i giorni di festa, un giorno particolare, non so di preciso quale, però a dire il vero. Non ho preso lo strumento qui, bacca pesca, ottimo, fa sempre comodo. Me lo mettono nei giorni di festa e praticamente è una carpa e al vento, si comincia col vento ed è per la festa, non so di preciso che festa sia sinceramente.
Freschino si chiama questo. Cos'è? Sciatore Franceschino. Ho letto Freschino. Ah, più o meno, più o meno. Aspetta, ma mo si arriva al campus Acero, no? Qui c'è. Perché Self Chance l'hanno messo qui? Se sopra si può andare a recuperare i punti. Cioè, ragazzi, scusatemi una cosa, no? Ma qua sopra c'è la casetta di quel signore che ci fa recuperare i punti salute gratis. Perché perdere, spendere 500 quando possiamo fare così? Beh, ok, posso capire che non vuoi fare tutta quanta la strada, ma che gli fa? Allora, dato che non posso ancora usare Surf, io direi di sconfiggere questi ultimi allenatori qui e poi dopo arrivare a Campus Acero e concludere il video, perché comunque sia, con i minuti ci siamo. Poi tagliando le varie lotte inutili, tipo contro i selvatici, perché comunque sia, ho combattuto anche contro i selvatici per allenare Todoroki. Poi le cancello, ma una mezz'oretta di video buona ci viene. Poi vedo se registrare l'audio mentre gioco con Bandicam mi va bene, se no torno a Audacity mentre gioco, perché cioè, c'è un po' più di editing, però non è che posso sacrificare la qualità per velocizzare tutto. L'ho detto, mi aiuterebbe davvero tantissimo nell'editing, però non è che posso, insomma, mi piace mantenere una certa qualità sia audio che video. Ok, di là non ci posso andare, anche forse, credo, no? C'è il mare, o forse c'è solo il ponte, non lo so. Utilizzando un Pokémon di tipo acqua puoi arrivare al lago ghiacciato. Ah, ok. È da qualche ora che mi sento osservato da qualcosa o da qualcuno. Magari quel tipo sul ponte è un creeper e tu non te ne sei accorto? Dai, ci siamo quasi. Gli ultimi sforzi. Arrivato, attraversato questo ponte arriverai al Campus Acero, bene. Ah, ci siamo. Minerva, bel nome Minerva, mi piace. O meglio, Minerva era ancora meglio. Minerva poi non è una specie di mini cicciolo? I botti. I botti, come li chiamano i nostri nonni. I botti. Mi ha detto che al Campus Acero c'è una palestra Pokémon, ma non si ricorda in cui è specializzata. Secondo me è Pokémon Acqua. Così. Promesso del baseball, Andrea. Già Triandrea abbiamo incontrato già in questo gioco, eh. No, i nomi sono tanti nomi, cioè usateli. I Pokémon lotta potrebbero essere una buona battaglia per Uthut, un buon allenamento. E se la prossima palestra fosse tipo lotta, invece? Io penso sia tipo acqua, perché a giudicare da tutti quanti gli allenatori che abbiamo combattuto, o acqua o ghiaccio, ma penso di più acqua perché ormai ci siamo allontanati dalla zona ghiacciata, dalla zona nevosa, quindi secondo me è più probabile che siano di tipo acqua. Un altro! Ragazzi! Ma quanto è grosso sto ponte! Oh! Oddio! Guardate là davanti cosa c'è! Oh, iniziamo con i Daft Punk! Oh mio Dio! Tu devi per forza sapere qualcosa, zzz. Non osare fare finto tanto con me, zzz. Io non so nulla, lo giuro! Sei inutile, zzz. Levati moccioso! Oh! Questo deve essere ridotto a quel brutto ceffo. Ehi tu, se non sbaglio sei un allenatore. A quel tipo è creduto questo, io non me ne farei nulla, per cui tienilo tu. Magari potrà tornarti utile. Orecchino. Oh! Ho letto di questo coso nei vari commenti, però non so cosa faccia. E adesso devo tornare al lavoro, buona fortuna allenatore. Che serve a far evolvere il nostro Pokémon? Cioè noi ce lo mettiamo, però il Pokémon si evolve. Sarebbe una figata pazzesca. Oh, Campus Acero. Oh mio Dio. Alice! Siete solo due stupidi rottami, andate via dal campus. Cosa pensi di fare da sola, ragazzina? Ehi, tu! Sembri proprio un allenatore, avrei bisogno del tuo aiuto per liberarmi di questi due. Insieme possiamo batterli in un istante. E voi pensate davvero di poterci battere? Recluta di 201 vuole 20i o 201? No, 20i. 20i.
Bella anche la musica. Chiunque abbia fatto la musica è bravissimo, è stupenda. Molto orecchiabile. Il mio è andato, Alice, tu hai fatto? Sì, mi sa che ha fatto anche Alice, dai. Errore, ma tu sarai un errore. Avrete anche vinto questa lotta, ma il campus resterà comunque sotto il nostro controllo. Che è il Team Rocket? Che facciamo? Grazie mille per il tuo aiuto, io sono Alice, mentre lei è la mia Pikachu. Oh, pure le guance! No, da paura! Anche la coda hanno rifatto e le orecchie, sembri. Sembra. Perché sembri, sembra. Come puoi notare, non è Pikachu che tutti noi conosciamo. Infatti viene da un altro pianeta. Ah. Molti studiosi di questo pianeta mi hanno detto che è quasi impossibile fare amicizia con questi Pokémon. Ah, è un Pikachu ex allora. Io e la mia amata Pikachu abbiamo stretto un grandissimo rapporto. Ormai siamo con sorelle. Scusa, ho parlato troppo di me. Tu come ti chiami? Beh, ce lo dicono certi Andrea, ma passiamo alle cose serie. Ero venuta per visitare l'immensa biblioteca Ocero che si trova in questo campus. Mi sembra che questi individui abbiano assediato tutto. Sembra che molti studenti siano tenuti prigionieri. Ma lei è contenta? È una cosa terribile, mi vengono i brividi. Me lo dice sorridendo. Dobbiamo assolutamente fermarli, Andrea. Io vado a inseguire quei due. Tu occupati di quelli rimasti qui al campus. Oh, mi ha fatto molto piacere combattere insieme a te. Non capita tutti i giorni di incontrare un allenatore così carino. Grazie. Grazie. Ditemi che non c'è alcun problema. Posso andare a curare i miei Pokémon tranquillamente, vero? Allora, mi sa che dovrò combattere contro tutti questi brutti ceffi. Sì. Ma c'è un self-chancy solamente? No, dai, self-chancy davvero devo usare? Mi scusi lei? Cioè, tu devi essere un allenatore, studio qui al campus. Sì, cura i miei Pokémon, donna. Grazie tesoro. Ah, però. Ok, nel caso io volessi depositare i Pokémon, c'è lì il self-chancy, ma non devo depositare nulla perché non ho catturato ancora 6 Pokémon. Quindi direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio per averlo seguito. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è l'account per Twitter. Nel prossimo episodio distruggeremo questo Team D, credo si chiami. E spero non sia per Dark quella D, perché sennò dai. Non fatemi, non cadiamo nel ridicolo. Ok, ci conto, Widow, eh. E affronteremo anche la palestra, oltre a sconfiggere questi brutti ceffi. E come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video. Bye bye!